Oggi incontrerò Michele e conoscerò i suoi gioielli, i suoi segreti, i suoi camion. Che bellezza! Ti piace il mio camion? Dentro questo salotto è come entrare in un mondo diverso, parallelo, ricco di passione. Nella provincia di Foggia sono delle scuderie che c'ha le più belle macchine d'Italia. E di sangue. Veramente più che morto l'hanno ammazzato, diciamo. L'hanno ammazzato? Sì. Un mondo dove la bellezza di un camion può valere una vita. L'effetto che mi fa quel camion non lo so descrivere, però è una cosa di sangue. E poi conoscerò Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao. Piacere grande. Un tipo apparentemente freddo e sbrigativo. Siamo già in mega ritardo. Vai, vai, veloce. Ma che poi mi aprirà le porte del suo cuore. Questa è la mia stanza, ero qua quando ero piccolo, ne ho 7-8 anni. Insieme faremo un viaggio con un carico misterioso. Quando portiamo i container, 90% non sappiamo cosa c'è dentro. Un carico di cui non sapremo nulla fino alla fine del nostro viaggio. La storia che mi verrà raccontata oggi ha dell'incredibile, dell'assurdo. Oggi scoprirò che un camion può valere la vita di una persona. Sembra impossibile, c'è chi è morto per il suo camion e non in un incidente. È una bella mattina assolata e io sto per incontrare Michele, un camionista del sud, uno che ha questo mestiere nel sangue, un camionista che adora e cura i suoi mezzi come fossero dei gioielli, come fossero i suoi figli, uno per cui i camion sono quasi una questione di vita o di morte. Ciao Michele. Ciao Marco. Molto voglio. Piacere. Ciao, è stato un piacere. Che bellezza. Ti piace il mio camion? Wow, che meraviglia. Perché Melissa? Il nome di mia figlia. Ah, che bello. La mia bambolina. C'ho tre figli, di cui due maschi e una donna. Questo è l'unico esemplare in Italia. Ci credo. Il mio c'ho Gesù e ogni camion c'ho tutti i santi. Uno diverso dagli altri. Vuoi salire a bordo? Vai. Avvicinandomi al camion mi rendo conto che è perfetto, un vero gioiellino. Per Michele l'allestimento e i dettagli sono una cosa da prendere seriamente. Porca miseria, che bellezza! Tutti questi dettagli fatti vedere, li aggiusti. Sì, la macchina lei quando arriva in Italia arriva di colore bianco normale. Poi noi l'abbiamo fatta di questo colore qua, terra lunare. Ah, bellissimo. Questo tutto è rifinito in acciaio e gliel'ho fatto fare io giù, a Napoli. Ma ti costa lire di dire in più? Questo è un veicolo, diciamo, che costa un bel po' di soldi, stiamo su una base di oltre 260.000 euro. Però ci vivi. Sì, questa è la mia vita, la mia passione. Ah sì, beh, bellissimo. Andiamo. Andiamo. Dentro poi non trovo una cabina, ma un vero salotto. Che meraviglia! Ti piace? Visto? Porca miseria, che bello. Ma qui cosa fanno? Qui fanno cereali, tutti i tipi di cereali. Ah, perché trasportiamo cereali. Cereali, sì. Tutti i cereali, comunque. Sì. Tutti cereali, il mio lavoro già da mio padre. Sembra incredibile, ma con un camion così lussuoso ci si lavora. E noi siamo pronti a cominciare la nostra dura giornata. Tutto a posto? Tutto benissimo, ciao. Benissimo, partiamo adesso, ci abbiamo 800 km da fare. Quanti? Risolte le procedure di rito, entriamo nello stabilimento. Per effettuare il carico, Michele dovrà rinunciare al suo look impeccabile. Ma sai cos'è? Sei il primo che guida con un paio di scarpe così finite. Me lo dicono tutti. Queste sono fatte a mano, sono finissime. Dalla cina, non ci arrivo, la panza. Ma annaccia te Michele, quanto magni. Mi faccio prestare un giubbetto per poter seguire Michele durante le operazioni. Quindi adesso devo entrare di là e in retro. In retro marcio, sì. Il luogo dove caricheremo non sembra un magazzino, ma più la scenografia di un film. Quelle che vedo assomigliano alle dune di un deserto in miniatura. In realtà si tratta di quintali e quintali di mais. Questo è tutto mais. Questo qua è germe di mais. Le pale lavorano e mi accorgo che per Michele i dettagli non contano solo in cabina. Ma vedi ragazzi, io gli ho detto come deve gestire il carico per metterlo omogeneo. Cioè, uno, due, tre. Tre mucchi da 100. Così il carico è 100. E lui c'ha la pala, nella pala c'ha la pesa. Ah, sì. Sono passati appena 10 minuti e il semirimorchio è già pieno di centinaia di quintali di mais. Non ci resta che andare alla pesa per perfezionare il nostro carico. Ora siamo in pista. Fai il peso esatto. 46.060. Ci rimane da chiudere il semirimorchio. Vieni su con me. Sì, dai. Dato che lo spazio è troppo stretto per l'operatore, mi improvviso cameraman. Questo è il nostro carico di mais. E questi siamo noi. Noi. Vai! Allora. Vai, vai, gira. E là?
Ma di questi c'è un gancio? Preciso, tira, dai! Perfetto! Tira da dietro. Dai, forza! Per non sporcare il salottino di Michele, mi tolgo tutta la polvere di mais che mi è rimasta addosso. Ti sei sporcato tutti i capelli, mo! Finalmente partiamo. Ho 800 km per conoscere Michele. Ma soprattutto, la cosa che mi incuriosisce è che alla fine del mio viaggio scoprirò la storia assurda che sembra celarsi dietro uno dei suoi camion. Il Capriccio. È una macchina che non si può... È una macchina particolare. 7 camion, vero? 7 camion. E 6 dipendenti. E già papà trasportava cereali. Dal 1974 è iniziato mio padre con i cereali. Io vengo dalla gavetta, non è come oggi. A 21 anni prendono la patente, sono tutto quanto autista. Mio padre quando sbagliava mi dava con la mazza. Ah sì? Quando mio padre sentiva che grattava a mezza marcia, che la mazza mi dava sulle gambe. Ah sì. Ma non perché mi dava, perché mi voleva dare, è perché per farmi capire che non dovevo sbagliare, perché ero io che sbagliavo. Era ammazzato. Era ammazzato veramente. Per dire, stanotte mi chiama a mezzanotte, mi chiama una macchina delle mie, che stava salendo, ma l'ha fermata la polizia a Rimini. Perché? Perché dice che aveva un po' qualche luce in più, dice che aveva dei roll bar che erano sporgenti, loro hanno ragione, però il fissato, pure che prende il verbale, li monta, perché è fissato. Preferisce prendere la multa, ma tanto ma infatti mi hanno insalato stanotte 500 euro. Ammazza, ti hanno insalato male. Più che ti hanno insalato, ti hanno inflato. Ti hanno introdotto. Si dice da mia parte, mi hanno rotto. Io lo faccio perché ce l'ho nel sangue. Io compro delle macchine, non li devo fare più nulla. Però poi, date che è più forte di me, gli spendo 40-50 mila euro vicino. Economicamente non è che ho i soldi, non ce li ho. I debiti ce ne ho tanti, però li pago. Io nell'ultimo anno avrò fatto 700-800 mila euro di debito. Ma gli pago però. A settembre ho comprato questa qua, il trattore. 160 mila euro. E più 40 gli ho messo dopo vicino. Poi mi sono andato a comprare i rimorchi, altri 65 mila euro. E adesso invece di nuovo pieno di debiti. E che fai? So che te frega, ma sì. Si vive con i debiti. Ma... Io per allineare sta macchina ce ne ho messo di tempo, però alla fine... Alla fine... Hai fatto una mostra sacra. Questo solo io lo porto. Siamo in due. Io e nessuno. Per Michele mostrare, mettersi al centro dell'attenzione, è qualcosa che va oltre la vanità e me ne accorgo mentre lo sento parlare al telefono. Pasquale. Nindia, tengo qui la televisione, tengo Marco Berri in cabina con me, non posso parlare al telefono, va. Ma sì che vuoi parlare, che ce ne frega. A questo punto per Michele parte la vera e propria campagna promozionale. Ogni telefonata è buona per ribadire che è il protagonista della puntata. Io ho la televisione nel camion, capito? E tengo la televisione in tuo camion, veloce. E mo stanno a quanti, ci manziamo che a me Marco Berri in tuo camion. Dopo aver diffuso la notizia al telefono, Michele passa all'etere. Giuseppe. Vai sul 5 e fai un po' di commenti che stiamo facendo un po' di riprese, dai. E stiamo girando un programma televisivo, dai. Il collega segue le istruzioni di Michele e prontamente comincia a diffondere la notizia. Dici, collega. Ciao Raffaele. Io ce l'ho a bordo con me, dai. Ma per Michele non basta, manca il web. Mo, fammi mandare un messaggio per Facebook, va, fammi uccidere mio figlio, va. Mi un messaggio per Facebook, metti una fotografia tua, va. E metti, partendo da stamattina da Mantova, con il camion, con Marco Berri a bordo. La campagna promozionale di Michele si interrompe solo per il nostro primo stop. Ci facciamo un bel caffettino. E anche un caffè al volo può essere l'occasione per mettersi in mostra. Ah, ecco qua, vieni un attimo, vedi? Questo qua questo è, tuo. È il mio Joker. Ah, questo è tuo? Ah no, è quello che non ho visto io. Non è... Il Joker, questo è il nome del camion di punta della scuderia di Michele. Ora mi torna in mente quello che ho sentito dire, ovvero che proprio un bel camion può essere una ragione di vita o di morte. Un po' per volta mi viene sempre più voglia di scoprire cosa c'è dietro la storia del Capriccio. Michele è abbastanza orgoglioso del lavoro che fa e giustamente di quello che lui riesce a progettare. Lui è orgoglioso. Alla fine è anche un fatto d'orgoglio e di soddisfazione. C'ha molte idee, come l'ultima macchina che abbiamo fatto, le è venuta l'idea, un flash. E l'ultima creazione di Michele, ai raduni di camionisti, è sempre al centro dell'attenzione. I'm a joker, I'm a smoker. Joker è una cosa nuova, moderna.
all'esterno e un classico all'interno. All'interno abbiamo usato un capitonè tra cui pelle e alcandara, mentre diciamo per quanto riguarda il quadro si sopra e il mobile dietro abbiamo usato un moderno, una soddisfazione grande. Vediamo pure giocare se l'Italia se è bambaluta, non perché mo ce li ho io. Nella provincia di Foggia sono una delle scuderie che ha le più belle macchine d'Italia. Siamo pochi. Ma qual è l'idea per superare il Joker? Mo vediamo. Tanto, l'anno prossimo la pillola già ce l'ho. Che vuol dire la pillola? L'idea? L'anno prossimo mette da capo in combattimento un cavallo di battaglia vincente. Il capriccio l'anno prossimo. Capriccio rimane nella storia perché comunque l'ha scritta la storia. È un cambio speciale in tutto e per tutto. Fa un parecchio effetto, ti posso garantire. Quando parlo di quella macchina... L'effetto che mi fa quel camion non lo so descrivere, però è una cosa di sangue, è una cosa che ti dà un impulso nel cuore. Voi queste cose non lo so se le potete capire, perché quando ci sta la passione per i mezzi, ti attira come quando ti attira una persona. Quanti fratelli siete? Noi eravamo 5 fratelli, adesso ne siamo 4. Tutti maschi? Tutti maschi, sì. E uno non c'è più? Uno è morto per una discussione. È morto per una discussione? Sì. Lui nel 2008 a un raduno a Misano. Era giovane? Mio fratello aveva 32 anni e mezzo quando è morto. Veramente più che morto l'hanno ammazzato, diciamo. L'hanno ammazzato? Sì. Ma scusa, ma io non capivo, ma cioè, mi sembra allucinante sta roba. Mio fratello dal 2000-2001 che ha iniziato ad avere i camion più belli, diciamo, d'Italia, in Puglia. Il nostro mondo è un mondo di invidiosi. Sembra che siamo tutti quanti amici, ma sono tutti quanti invidiosi. Ah. Sì, tranquillo. Ma per avere il camion più bello? Il camion più bello, sì. Ha lasciato il camion fuori e se n'è andato in giro con degli amici. Al ritorno ha trovato un manicotto dell'acqua sganciata, ma mentre faceva dei lavori, mio fratello aveva la portiera aperta, sto ragazzo è passato la prima volta facendo un po' di rumore e fumo e li ha buttati. Mio fratello dice, ma questo è proprio cretino. È andato in fondo, si è rigirato e è tornato a fare la stessa cosa. Insomma, ora dalla paura, non andava a fartela tanto lui. Mio fratello dice, ma dice, sei scemo, e gli ha dato due schiaffi. Perché mio fratello, un po' di anni prima, aveva avuto un'altra discussione sempre con questa famiglia. Il ragazzo, hanno chiamato il padre, lui e un altro amico, hanno chiamato al padre, dicendo che era andata la discussione. Il vecchio, diciamo così, chiamiamolo il vecchio, e l'ha atteso fino alla mattina alle 9:30 che mio fratello è andato in ufficio. È venuto con una pistola e un fucile. Mio fratello stava seduto in ufficio, c'era la ragioniera di fianco, dice, Francesco, ci sta una persona che ti cerca. Mio fratello, come sei girato? Ha detto, perché mio fratello lo conosceva di vista, dice, Lilù, che è successo? E ha iniziato a sparare. Il primo colpo l'ha preso nella spalla, il secondo nell'inguine. Mio fratello si è riuscito ad alzare e l'ha sprantonato fuori e ha sparato un altro 2 colpi su nel muro. Mio fratello, come è uscito fuori, che ha tentato di scappare, è caduto di fianco alla macchina. Cadendo di fianco alla macchina, è caduto perché stava ferito. Lui è andato in macchina, ha preso il fucile e l'ha sparato nella faccia. E mio fratello era vivo, stava a terra. Dovevo andare alle 9 da lui. Invece non mi sono svegliato, mi sono svegliato più tardi. Mentre scendevo alle 10:30 mi chiamano e dicono, guarda che è successo, insomma, questo e quell'altro. Ci pensi, capito? È brutto, perché dice, magari l'avrei potuto aiutare, invece no. Quando gliel'abbiamo detto, mio padre ha detto due parole, ha detto, io ho perso un figlio e non voglio perdere altri figli, non voglio altro sangue. Ma si supera? Ma... è dura da superare, perché sei venuto, l'hai sparato per sbaglio, l'hai preso al cuore e l'hai ammazzato, lo potrei anche accettare. Ma gli hai sparato due volte? L'hai sparato due volte e l'hai preso nella spalla e nell'inguine. Lui era vivo a terra, l'hai sparato come un cane, nemmeno un cane si ammazza a terra. Ecco perché loro... quella è la cosa che non vuoi accettare. Come si chiamava? Il camion si chiama Capriccio. Ah, si chiama Capriccio, che c'è ancora? Ce l'abbiamo ancora, è il mio cavallo di battaglia. Ci terrei a vedere il Capriccio. Purtroppo nel nostro settore, per quanto bello è, c'è molta invidia. E allora l'invidia, quando ti entra nella testa, ti fa fare delle cose brutte. Non lo so che l'è venuto a quel pazzo. Ma quello è stato neanche un nemico, è stata una cosa di, non lo so, all'improvviso che è scattata quella molla. Quando tu paragoni il tuo camion ad un altro, magari l'altro è più bello, e non lo accetti, e alla fine quelle persone hanno fatto quello che hanno fatto.
Solo la questa alla fine è stata solo una cosa di invidia. Questa è una delle storie più assurde ed incredibili che abbia mai sentito. Ora voglio assolutamente arrivare alla fine della mia corsa per vedere il camion che è costato alla vita di Francesco, il fratello di Michele. Voglio proprio vedere il capriccio. Da noi si usa così. Ho il fratello grande o il fratello più bispo. Va a mettere a posto la faccenda. Per varie cose. Alla fine salta via un po' di botte. Allora, ho il fratello più grande, uno va a parlare alla famiglia e mette a posto la situazione. Non è che vai là, lo ammazza. Ma il tuo fratello grande è dovuto andare diverse volte? Ma diciamo un paio di volte, sì. Ma sempre per Francesco o per altri? Un po' per ciascuno. Ah, sì. Ogni volta che incontro camioniste mi rendo conto che quello degli autotrasportatori è veramente un mondo a parte. Cioè, uno dal di fuori si chiede, no? È bellissimo ammirarli. Ma uno ti si chiede, ma perché? Ma qual è il senso? Quando lo chiedi a Michele ti rendi conto di qual è il senso. È un fatto d'orgoglio, l'idea di essere il più bravo. Ma la passione di fare i camion da chi è arrivata? Allora, diciamo, inizialmente diciamo, la passione di avere i camion belli, allestiti, belli, era di mio fratello. Il capriccio è famoso in tutto il mondo. Lo conoscono in tutto il mondo. Perché è famoso in tutto il mondo? Per via del veicolo del 2007, quando l'ha fatto per gli accessori che lui aveva. Fu pubblicato nel 2009. Come camion più accessoriato d'Italia. Io, nonostante che ho camion che sono di punta, ogni volta che vado a un raduno mi richiedono sempre del capriccio. Il capriccio, ma com'è il capriccio non lo porto? Non lo porto. Ma quando sali su quella macchina c'è emozioni strane? Sempre, è normale. Però c'è un vezzo, c'è un orgoglio. Beh, è normale. Se vuoi vincere devi avere sempre idee nuove, se no resti indietro. Ma ho capito questo, ti aiuta a lavorare di più o niente? No. Sono solo soddisfazione e basta. Scusi, è una passione. È una passione, bravo. E quanto ci metto? 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Beh, tu tieni fermo il camion 4-5 mesi. Il Joker l'ho tenuto fermo 5 mesi. E tua moglie che dice? Ma ammazza che faccio sempre debiti. Visto che penso che questo camion rappresenta molto Michele, la curiosità è di vedere come Capriccio, perché Capriccio è suo fratello. Tutto il mondo, tutta l'Europa conosce Capriccio, per cui voglio vedere Capriccio, voglio vedere Francesco. Si riparte. A bordo di un camion si vivono storie assurde e mi rendo conto che a cambiare forse è proprio la prospettiva del mondo. Comunque dal camion c'è proprio un'altra vista. Oh, un'altra storia. Michele concorda, ma forse ha frainteso il mio pensiero. Pure quando passano tutte le belle donne scosciate qua, vedi tutto. Certo. Perché già per il CB noi lo diciamo, capito? Vedi che sta passando. No, qua poi vedi cose più strane, è una cosa che non mi è mai capitata nella mia vita. Ha passato uno scema che è una macchina grigia, totalmente nudo. Ti dico, se ti ferma la polizia, mortacci tu. Non mi dici cosa cazzo gli racconto. Mica, sei tutto nudo, cazzo. Che cazzo gli racconti veramente? Che ci racconta? È proprio un altro mondo. Si vedono altre cose e si incontrano altre persone. Ah, vieni, questa Antonella Sirenetta, via, via, via. E questa qua? Ciao Antonio, buongiorno. Ciao Michele. Buongiorno, vedi che sto con Marco Berri. Ciao Marco. Te lo passo. Ciao Antonella. Buongiorno, tutto bene? Tutto benissimo, ti abbiamo visto passare. Ma è un camion meraviglioso. È un camion femmina, Marco. Andando avanti mi rendo conto che questo viaggio è per me un'occasione più unica che rara per imparare qualcosa di completamente nuovo, il pugliese. Vabbè, dopo vediamo, tu dimmi quanto costa, stretta e circoncisa, una cosa veloce. Quando è? E che è una rapine. Ma tu pensi che è un ivrimo da asino. Dopo chiamami a vita, ma... Come ti imballava, te? Come tu muovo, madre? Prova a stare dietro al dialetto di Michele, ma è impossibile. Fatri, ma vediamo come posso fare, voglio andare a campo basso, ma uscito che vediamo come ci potremmo organizzare, no? È troppo veloce. A me è a posto. A me è a posto. Devi darmi lezioni di pugliese. Che ti serve sapere del pugliese? Che ti serve sapere del pugliese? Chi ci tratta? Perché è tutta una questione di come fai allungare la consonante e come usi la vocale. Più o meno è così, si dice dalla mia volta. Eh? Più o meno è così. Ah, più o meno è così. Michele è un compagno di viaggio incredibile, proprio come la storia del Capriccio e di Francesco, che lo guidava e lo ha disegnato. E di solito io con mio fratello viaggiavamo sempre insieme. Io avanti e lui dietro, sempre. Ah, sì, eh? Sempre. Come mai? Dal 2000
al 2008, sempre avanti e lui dietro, sempre. E poi abbiamo avuto sempre più o meno gli stessi camion. Sì. Diciamo, lui era un po' più fissato da me, era proprio malato da camion. Ma Francesco era un attaccava briga, gli piaceva? No, era uno che non è che attaccava briga, però a mosca sotto nasa ne la faceva passare. Subito da manavo. Subito? Subito. No, quando avanzavi i soldi da qualche uno, ci va a pigliare, o con le buone o con le cattive. Non era uno che magari si faceva dire tu così, tu quell'anno. No. Ed era giusto, perché diciamo, lui stava per i fatti suoi. Tutti lo sanno. Poi era un carattere molto deciso, molto di più di Michele. Un po' anche troppo esuberante. E quindi un po' di nemici se li era fatti. Secondo me Michele sta proseguendo quello che voleva fare Francesco. Pensa che lui dal cielo gli sta dando una grande mano. Ci sta riuscendo, sì. Secondo me sì. Non mi pensavo mai, mai, mai di arrivare al punto che sto oggi. Mai, mai. Infatti io nello Joker ce l'ho scritto una frase. Sul fianco dello sportello, quando l'ho fatto aerografare. Ringrazio Dio di avermi fatto superare i miei sogni. Gliel'ho fatto aerografare, gli ho fatto fare una piccola pergamena. Non mi aspettavo mai e poi mai di arrivare a questo punto. Però il fatto di vincere a Misano ero sicuro al 100%. Ho fatto il primo posto, primo in assoluto in Italia, primo e solo su 194. Ci siamo quasi, tra poco vedrò il capriccio. Un ultimo caffè e l'occasione per buttare un'ultima occhiata al camion di Michele. Ma queste sono le tue iniziali? Sì, Ferrotti Michele. 800 perché 800? I cavalli. Ah, i cavalli. Champion perché sono un campione. Mazza quante luci, oh. Stanno 1500 euro da luce là. Ma finendo il tour, mi accorgo di qualcosa che non torna. 800 i cavalli, atelier perché l'atelier. E Warring... Là devono scrivere warning, veramente. Attenzione! Pericolo! Però poi mi hanno scritto warring, guerriero. Ma guerriero è warrior! Ma l'hanno sbagliato. Ma non tutti sanno da leggere, il prossimo lo sai leggere due, capi? Ecco. Vabbè, un dettaglio. L'importante ora è arrivare nel piazzale di Michele e vedere finalmente il capriccio, il camion che è costato la vita al fratello di Michele. Capriccio e dire Francesco è la stessa cosa. È come se ci fosse il fratello qui, quindi alla fine non se n'è mai andato, lui sta sempre con noi in mezzo a noi. Non è bello, diciamo, farsi notare, farsi ricordare, il capriccio si è fatto ricordare dal 2007 a oggi. Capriccio è una macchina che non si può... è una macchina particolare. Quella di Michele è veramente una storia di passione, una storia di camionisti, famiglia di camionisti da tre generazioni, storia di camionisti raccontata su una scatola. Incredibile la storia di Francesco, suo fratello, che aggiustava tutto con la forza e che aveva una grande passione come quella di Michele, il camion. Scende due ceffoni e quei due ceffoni gli sono costati la vita. E per cose? Per l'invidia, per storie di camion, perché il suo camion era più bello dell'altro. Pochi metri ancora e la mia curiosità sarà esaudita. La storia di questo camion mi ha talmente rapito che ho completamente dimenticato che quella di oggi era una giornata di lavoro con un carico che ancora non è stato consegnato. Ora che sono nel piazzale di Michele vedo tanti camion, ma a me ne interessa solo uno. Ah, questo è il capriccio. Questo è il famoso capriccio, bravo. Visto? E questo è il famoso capriccio. Bravo. Questo è il famoso capriccio, bravo. Ma questo è Francesco? Questo qua è Francesco, sì, mio fratello. Però Mazzi ti assomiglia, Ci assomiglia tanto. E quella è la mia famiglia. Allora, questa, che ne pensi? Che storia, questa è una storia, Ma la prossima volta che te lo farò vedere in ottime condizioni. Ma questa è la vera storia. E lui voleva l'aquila e lui l'ha voluta l'aquila. Sì, era un segno di libertà. Ti fa effetto questa qua? È normale. Quando pensi a lui, cosa pensi? Se oggi ci stava lui, secondo me potevamo avere tante cose di più, stare meglio, tante cose, perché lui aveva una mentalità molto più aperta. Mi manca un fratello alla fine, perché lui poi, diciamo, per noi era anche un punto di forza. Alla fine però, secondo me,
Francesco ce l'hai sempre di fianco. Sì, secondo me tutto ciò che sto facendo è perché ci sta lui dietro alle mie spalle, è lui che mi guida. Sì, se continui così non basta più. Tu sì, sai. Pian piano l'ho riempito il piazzale. Quasi 900-800 chilometri aspettando di vedere che cosa è il capriccio. Poi arrivi e ti rendi conto che è meglio il Joker, è meglio quello di Michele, subito a prima vista. Però è tale la storia che aleggia sul capriccio che dopo un po', quando ci sali, quando ci entri, ti entra nella pelle. E poi Michele è attento al dettaglio, attento ai minimi dettagli, perché è spinto dalla passione vera. Michele è veramente un inarrestabile. Di Giancarlo non so proprio nulla, come il contenuto del carico che dovremmo agganciare. Un container. Ciao Giancarlo. Ciao. Piacere grande. Piacere mio. Appena incontro Gianchi, come lo chiamano gli amici, mi dimostra subito poco entusiasmo. È sbrigativo nel farmi capire che i convenevoli non servono. Il tempo stringe. Allora, siamo già in mega ritardo. Vai, vai, veloce. La storia di Michele aveva dell'incredibile, mentre invece di Giancarlo non so proprio nulla, come il contenuto del carico che dovremmo agganciare. Un container. Ciao Giancarlo. Ciao. Piacere grande. Piacere mio. Appena incontro Gianchi, come lo chiamano gli amici, mi dimostra subito poco entusiasmo. È sbrigativo nel farmi capire che i convenevoli non servono. Il tempo stringe. Allora, siamo già in mega ritardo. Vai, vai, veloce. E che cosa carichi? Quando portiamo i container, 90% non sappiamo cosa c'è dentro, perché arriva dall'estero. Ma potresti portare qualsiasi cosa? Dentro sì. E oggi dove andiamo? Andiamo nelle zone di Brescia. Sarà una quindicina d'anni che portiamo i container, non bisogna essere delle cime. È un lavoro pulito, perché non tocchi niente, apri le porte, chiudi le porte. Noi non sappiamo cosa c'è. Abbiamo un documento con scritto merce varia, con regolare sigillo, che io controllo quando lo carico, che ci sia quel sigillo. Tu non puoi aprirlo, il cane. I tubi, se freni in fretta ti entrano in gabina. Ti lasci le penne, ti fanno il buco qua. Il container è veramente un carico strano. Il camionista lo carica sigillato, prendendosi tutta la responsabilità. Anche noi tra poco all'interporto ne agganceremo uno, sperando che sia caricato bene e sperando che non succeda niente. Era un mio autista che guidava, era carico di bobine di carta, si è rotto un bancale e ha trascinato la prima e la seconda bobina e hanno tirato giù tutto il camion. Ci è rimasto il camion, non era più buono. Ma in quel caso, scusa, chi ti carica il carico non ti... In teoria dovrebbe essere responsabile, in questo caso deve essere l'autista ad assicurarsi il carico. Cioè, tu sei responsabile di una cosa che trasporti ma che non puoi controllare. Questa è la cosa incredibile. Il mio camion si spacca perché tu me l'hai caricato male, ma io non posso controllare come tu l'hai caricato. È responsabilità del vettore. Questo lavoro qua è... c'è il rischio che ci mi rimetti anche quei soldi lì. Cioè, potresti fare questo lavoro se non ti piacesse. Secondo me qua devi avere tanta passione, però. Già, passione. Proprio quella che ci vuole per portarsi dietro più di 200 quintali a scatola chiusa. E già anche nella sua carriera ne ha viste tante. Tipo, una volta ho caricato un container e quando facevi le curve sentivi dom, dom. E il camion si spostava, cioè. Finalmente arrivo nella ditta, apriamo le porte, esce dentro sto mezzo agricolo un trattore rovesciato. Cioè, messo per traverso. Mi fa, cosa hai fatto? Come l'ho fatto? Lì si vede che l'hanno caricato, non si sa. Da ragazzino tu vuoi fare il camionista? Ho fatto il meccanico con mio papà, cioè poi andavo a scuola, pomeriggio l'officina era davanti, quindi andavo sempre lì. Sì, avevo, sai, tutti i giochini, i camioncini, cose varie. Questa per Giancarlo è una vera passione, iniziata quando era un bambino. E oggi, forse, portare 240 quintali in giro per l'Italia è un po' come giocare ancora con i camioncini della sua infanzia. Mi sono sempre piaciuti, magari il grosso, sai, se vedevi la macchina arrivare è bella, no?
Però il camion ti dava quella sensazione di dire, ora com'è grande. E avevo 8-9 anni. Mio papà, lui era lì in officina, io saltavo sul camion a far finta di giocare, salendo dentro il camion e mettevo in moto. Sapevo tutto fare, giravo il camion dentro nel parcheggio. Gira di qua, gira di là, che partivano, io per stare sul camion sudavo, ma così, però vedi, quei calci nel culo ho imparato bene. Io non ero tanto contento, doveva lavorare con me. Però vabbè, facevo la Francia, che era un po' dura, specialmente perché non sapevo il francese. Infatti una volta ho chiesto un'informazione e sto signore, gentilissimo anche lui, mi ha detto tout droit, tutto a destra. E io ho preso prima a destra, prima a destra, e mi grosso, e ho detto, cazzo, se lo prendo do due schiaffoni. Ho detto, ma vado via dritto, faccio 500 metri ad un cartello che ho scritto tout droit e l'insegna del negozio. Ho detto, tout droit vuol dire diritto. Mi sono messo a piangere. Ah, sì. Arriviamo finalmente all'interporto di Melzo. Il panorama è fatto interamente da enormi container venuti da tutto il mondo, carichi di tonnellate e tonnellate di merce. Lì, in mezzo a tantissimi altri, c'è il nostro. Quello che devi caricare tu, sai già. No, dobbiamo cercarci il numerino in mezzo a tutti quelli. No. Ah, mazza. Ti dicono loro, guarda che è nella posizione e... Hai vuoti, c'è fila? No. Guarda nelle telecamere. All'interno l'interporto diventa più incredibile, un vero e proprio labirinto di metallo. Mettiti il giubbettino, faccio finta di... Ci avviciniamo al punto in cui una speciale gru aggancerà il container. Beh, questa è la gru. Questa è quella che fa i pieni e i vuoti. Questi posti li vedi solo nei film. O quando vedi questi posti. Sì, sì, no, certo. Era il nostro quello. Sì. Ci siamo quasi. A pochi metri c'è il nostro carico, pronto per essere agganciato al trattore. Gianchi scende per verificare se è tutto a posto e... Ci siamo. Ok. Vamos. Abbiamo finito, ma proprio quando stiamo per uscire, Gianchi riceve una telefonata di lavoro e per la prima volta lo vedo cambiare completamente. Sì, mi senti? Pronto, mi senti? Ok. Ma ho capito, 14 Porto Gruaro, vengo a casa ancora sabato mattina. Se c'è le palle girate, anch'io le ho girate, che perdo i soldi del lavoro. Ok, domani ti faccio il viaggio lì domani pomeriggio. Va bene, ti finisco il mese, non ti lascio nella merda. Vabbè. Non sono nemmeno le 11, ma abbiamo già una fame da lupi. D'altronde è normale, quando si attacca a lavorare prima delle 6 del mattino. Cosa ti fai sorrisino? Ora che siamo fermi, voglio chiedere a Gianchi cos'è che l'ha fatto tanto incazzare al telefono. Io non ho capito una mazza. Di che cosa? Di quando hai litigato. Beh, io ti chiamo che non mi hai ancora chiamato tu domani come sei messo, tu mi dici sono in merda. E io cosa faccio? Sono in merda, cosa vuol dire? Che c'è tanto lavoro e non so a chi dare il lavoro. Se scarico stasera bene, se scarico domani mattina devo partire alle 5. Quindi da domani alle 20 io ho finito il mio lavoro. Quindi dove dormo? Venezia. Anche perché farlo tu... Torni sabato, non ti paghi gli extra. Da un dipendente mi tocca sabato notte, venerdì notte e tutto sabato. E quindi tu fai? Faccio io. Scusa, puoi venire un attimo per favore? Devo farti sentire questo panino. È dolce come te. Gianchi ride e scherza anche se la sua vita è dura. Basta il piccolo cambiamento di un cliente per fargli saltare un giorno di riposo. E anche adesso non c'è tempo da perdere. Dai che siamo in ritardo. Già, dobbiamo correre a consegnare un container e soprattutto scoprire cosa c'è dentro. Porco c'è la macchina lì. Qui non ci passi. Pesantino questo qua, E rimorchio? Sì. Ah, lo senti subito così? Sì. Lo senti anche quando fai le curve che ondeggia. Sì.
Per ora quello che sappiamo del nostro carico è che è pesante. Beh, non ci voleva molto. Mentre invece del mio compagno di viaggio ancora non so niente. È timido, non si espone molto. Per esempio, perché ha smesso di lavorare con la Francia? E poi perché ha cambiato il giro? È una storia un po'... Siccome a noi si è morta la mamma... Mia mamma era giovane, aveva 52 anni per un tumore. Porca vacca, tre mesi. È successo che è morto, io ero a casa. Però ci ho pensato... Se ero via, sono rimasto a casa e ho fatto il nazionale. Io ero poi un mammone. Ah sì? Io sì. Eri attaccato a mamma. Cavoli. E così scopro che dopo il lutto Giancarlo decide di tornare a vivere a casa con il padre e la sorella. Addirittura torna a dormire nella cameretta di quando era un bambino. Questa è la mia stanza. Ero qua quando ero piccolo, diciamo che da 7-8 anni. Io mi sono sposato, quando sono tornato a casa con papà è rimasto più o meno uguale. Mia sorella dormiva di qua, il letto di Claudia e il letto di Gianca, Gianchi, come dicono gli amici, questo. E questo sono io in seconda elementare. Ma tu non sei sposato? Ero sposato. Ah, ma eri sposato? 2 anni e mezzo di matrimonio. Ci siamo sposati pure in chiesa. E bimbi niente? Bimbi ne aveva perso uno. Beh, la fortuna è anche quella, che non ho figli. Però ogni tanto mi chiama, dove ho sbagliato con te? Ho detto, guarda che non tutte le persone sono uguali. Perché l'hai lasciato tu? Sì, sono venuto via di casa. Ah, sì? Sì, non andavamo d'accordo, ero un po'... si frequentava... Vabbè, quella è una strozzata, cioè. No, si frequentava con un altro e... Ah, beh, si frequentava no, con un altro, detto, sono corna queste. Un prete, stavamo parlando di... No, ma guarda che il tradimento non è una cosa che... Puoi perdonare, faccio ascolta, che perdonava, ce n'era uno, l'hanno messo in croce, che perdonava. Era un ragazzo che piaceva alle mie amiche, si piaceva parecchio e poi si è un po' perso per strada, anche perché non ho mai condiviso le sue morose, quindi non posso dire che sceglieva bene, anzi, tantomeno la moglie, l'ex moglie. Chissà com'era l'ex di Gianchi, deve avergliene fatte parecchie. Per fortuna si presenta subito l'occasione per togliermi questa curiosità. Ciao signor Marco Berri. Veramente? Ti faccio fare altro... Ciao. Ciao, sono Marco. Ma Gianchi mi ha raccontato che siete stati sposati e poi l'hai mollato. 2 anni già rimasti sposati. Ma poi perché vi siete lasciati, scusa? Una storia lunga. Beh, una storia lunga, non mica tanto lunga, 2 anni. Vabbè, una storia lunga la giocare al telefono. Giancarlo che tipo è? Fantastico. Fantastico perché l'hai mollato? Perché è una testa di Con l'ex moglie non è andata un granché, chissà con le altre. Prima di consegnare il container ho ancora un po' di tempo per conoscere Gianchi e scoprire se alcuni luoghi comuni sui camionisti sono veri. Le donne? Le donne ci sono in giro, ci sono parecchie, cioè dicono gli autisti vanno tutte a Troie, vanno qua, però se vediamo bene i camion che si fermano, le macchine che si fermano, non so chi vince. Le macchine? Mi sa di sì. Sì. Poi adesso, con tutto quello che c'è in giro, c'è da pensarci 2 o 3 volte, pauroso come sono io delle heights. Quindi hai smesso? Di andare, non sì. Sono mai andato. Preferisco corteggiare una donna. Che ti dica di no è molto più difficile. Dico no, se cioè me la dà, dico cazzo ho vinto. Ah, sono leggende o la verità dove si dice i camionisti? In che senso? Tutti drogati? Ascolta, sono tutte le categorie, ci sono in tutti i posti, nelle cariche più alte che si comandano. Ti fa impressione ogni tanto pensare che hai il container pieno, che ha viaggiato in giro per il mondo. E non so cosa c'è dentro. Il mio compagno di viaggio non sembra molto colpito, forse gli scorre tutto addosso, ma poi improvvisamente mi stupisce e se ne esce con qualcosa di veramente inaspettato. Dopo devo fare i compiti io, eh. Cioè? Devo segnare che ora siamo partiti da casa, che ora siamo arrivati qua. Ah, devi farlo fiscalmente? Il disco sì, no, l'agenda è una cosa mia personale. Domani non mi ricordo più quello che ho fatto oggi. Addirittura? Sì, Da quanti anni? 25-28 anni. Non ci credo. Io ho tutte le agende. Cioè, tu agende, guardi, quel giorno lì ero là, ho portato un camion. In ferie, quando ho bucato una gomma o con una ragazza. E oggi che scrivi il diario? Fatto inarrestabile, un programma con Pirla pelato. Oggi no. 25-30 anni,
tra autista e meccanico, tipo di aria di bordo. Questa qua era del 84. I disegni che facevo io all'interno del Turbo Star. Hanno fatto delle magliette, ma mi sa che mi hanno copiato questo disegno qua. E Giancarlo è un personaggio strano. È quasi come se avesse paura di affrontare le cose. È una cosa tragica, una cosa divertente. La sua mamma che non c'è più, il rapporto con suo papà. Tutto allo stesso modo, con la stessa nota. Le racconta tutte con la sua faccia morbida, rilassata, con questa tenerezza che ha, quasi ad aver paura di che cosa rappresentano. E poi c'è questa dolcezza, tutto faresti tranne che aspettare da un camionista. Prima mi hai raccontato che fai compiti e in realtà tieni l'agenda, no? Questa è la mia agenda, vedi? Questa è la tua agenda, che non sei obbligato a fare. No, questa è una cosa mia che mi faccio io. Sai perché? È il primo autista che abbiamo preso, si chiama Livio. E lui faceva queste agende, consegna, mica consegna, ho mangiato. E mi ha colpito, ho detto, cazzo, la faccio anch'io. Provo a leggere l'agenda di Giancarlo, ma di fronte non mi trovo un diario, ma più qualcosa che assomiglia ad un codice segreto. Ad esempio, l'8 tra le 6... Seg, sì. Melz, Melzo, sì. Seat più EAR. Vedere. Che cazzo vuol dire? Praticamente, allora, PDC, poi Melzo, scarico più carico, ok? Sì. Che è quello che facciamo adesso. 8:30 la ditta dove sono andato a scaricare, sì. Che sono arrivato. E continuando a leggere il diario, escono fuori anche messaggi piuttosto bizzarri. Ho preso tre soffioni. Sono i soffioni pneumatici che passano il cambio. No, perché un mio amico i soffioni racconta un'altra roba. Ah sì, no. Sono fatto a fare un bel soffione. Ridiamo e scherziamo, ma attaccato al nostro camion non c'è un semirimorchio o un carico qualsiasi. C'è un container e solo quando lo consegneremo potremo sapere cosa contiene di così pesante. Comunque c'è un bel pelo sullo stomaco. Perché? Sei figo perché fai il lavoro del cazzo, difficile. Pieno di responsabilità, dove lo guadagni tanto, non è che gioco non vale la candela. No, non è che ti arricchisci, cioè no. La passione. Sì, mamma quando gli hai detto voglio fare il camionista era contenta? Alla mamma? Non tanto. Avevo due lavori che non c'entrano assolutamente niente. O il meccanico, potevo fare anche il parrucchiere. Mamma ti aiuto io, li tiro via io i bigodini. E invece avresti fatto il parrucchiere? E ostia, un bel parrucchiere femminile, però dicono che tutti i parrucchieri sono più di là che di qua. Però sai, boh. Giancarlo era molto attaccato alla mamma, forse io avevo avuto anche la fortuna di curarla, cosa che lui non ha potuto fare. Forse io sono riuscita a superarla, la mancanza. Probabilmente lui non, Giancarlo non ce l'ha ancora fatta. Secondo me è un po' un blocco in tal senso. Sempre vive in me, vai. Comunque si pesa, magari anche quando lo dico, Mamma, cazzo, devo arrivare lì. Pensaci tu, guarda giù, guarda che va tutto bene. Ah, ad alta voce? Sì, sì io, tanto sono da solo col cane. Certo, al limite sì, guarda che pirla, parla da solo. Se vincessi, che fai, smetti? Boh, me la prenderei più con comodo. Cioè, non smetteresti? No. La cosa incredibile è che ancora non sappiamo che cosa stiamo trasportando. Arriviamo a destinazione. Finalmente potremo scoprire il contenuto del nostro container. Finalmente sapremo cosa trasportava Giancarlo. Via De Gasperi. Questa è la Via De Gasperi. Eccola lì. Arriviamo a destinazione. Finalmente potremo scoprire il contenuto del nostro container. Ma sembra ci siano dei problemi. Sembra ancora che dovremo aspettare per sapere cosa trasportavamo di così pesante. Questa la vita l'autotrasportata di un container è questa. Siamo arrivati qui dopo la mattina, superato il traffico, superato il disagio dell'orario. Alla fine siamo fermi. Che dice, ma questo non ho capito bene. Deve essere sicuri che sia il container giusto per poter tagliare, aprire, si gira, aprire finalmente. Il problema è risolto, non resta che tagliare i sigilli.
finalmente sapremo cosa trasportava Giancarlo. Scatole, tantissime. Cioè, questo è pieno fino al fondo? Sì, è pieno fino al fondo. Adesso a mano ogni banca... A mano sopra i bancali, sì. Ti fai i muscoli, no? Giancarlo è una persona strana, curiosa. Poi la considero straordinaria. Si vede che quando racconta della mamma c'è dei momenti in cui vorrebbe lasciarsi andare, vorrebbe raccontare il suo dolore, vorrebbe raccontare la sua difficoltà. Alla fine è un padroncino con 8 camion, 7 dipendenti, 8 dipendenti, cioè non ha giornate, non ha giornate di festa, non ha giornata di. Non sa nell'arco delle 24 ore se potrà stare a casa a mangiare la pizza con gli amici o se dovrà partire con un camion. Della compagnia. Ma che scherzi, è stata una giornata speciale perché quando ti ho incontrato non riuscivo a capire, probabilmente perché eri agitato, parlava. E poi alla fine devo tirare le somme e sei una bella persona, sei un grande lavoratore e capisco che forse io questo mestiere non lo farei mai perché devi riuscire a caricare all'ultimo e sperare di arrivare sul lago di Lecco, entrare in un'azienda e sperare che ti carichi, perché sennò perdi una giornata di lavoro e quella giornata di lavoro vuol dire non guadagnare a fine mese. Bravo. Io capisco che il risultato è grande, grande passione, però ti devo fare i complimenti perché questa passione arriva da una grande famiglia. Certo. Fatto emozionare Marco. La famiglia sì, mi hanno tirato su bene, sia il papà che la mamma. Questa spinta ce l'ho ancora da mia sorella Claudia. Secondo me meriti un figlio perché un figlio meriterebbe un papà. No, se viene fuori come me siamo rovinati. Che cos'è che ti può spingere a lavorare tante ore tutti i giorni in modo faticoso per niente, spesso? La passione. Gianchi, come lo chiamano gli amici, non ferma nessuno. È inarrestabile.